una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Non è che la sconfitta del Barcellona fa sì che la Juventus ora diventa la favorita della Champions. Perché innanzitutto abbiamo da giocare contro il Porto, che il Porto è una squadra abituata a giocare questo tipo di partite. Giocare laggiù non è assolutamente semplice. E poi ci sono grandi squadre di alto livello. Poi la componente fortuna da una parte all'altra e il momento come ci arriviamo fa sì che puoi andare avanti o ti puoi fermare. Ma detto questo, la cosa più importante è che la squadra abbia interpretato la partita stasera nel migliore dei modi. A parte dopo l'1-0, quando abbiamo staccato un pochino la spina e dove Buffon ha messo insieme a Samoa una pezza importante per non subire gol, però la squadra si è comportata bene, con grande senso di responsabilità. Dispiace per il gol che abbiamo preso alla fine, perché andavamo a 6 partite senza prendere gol e era un traguardo importante. La Roma e Napoli continuano a vincere e quindi ci sono dietro. Noi manca ancora tante vittorie per la vittoria dello Scudetto. E potenzialmente la Roma può arrivare a 95 punti e quindi bisogna continuare di partita in partita. Ora abbiamo, i ragazzi hanno battuto il Palermo, ora dovremo pensare al Porto e poi dopo abbiamo l'Empoli di sabato dopo 2 giorni e poi addirittura la Coppa Italia con il Napoli. Quindi un passo alla volta e va affrontata con tutta la serenità del caso. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio e Roma ne ha approfittato, poi gli abbiamo preso misure e siamo cresciuti, poi ci è mancato su 2-0 di riaprire la partita, ne abbiamo avuto qualche possibilità di farlo, però non c'è niente da dire, Roma è più forte, è meritato di vincere e basta. Noi comunque, nonostante la sconfitta, nonostante le assenze, perché ci mancavano 3 difensori centrali su 4, difficile, anche completi, ma non così, venire qua e provare a cercare di fare qualcos'altro, però squadra comunque ha cercato sempre di giocare, non ha mai mollato. Poi bisogna dare anche merito agli avversari perché hanno fatto 4 gran gol. Conto che Hart non ha fatto neanche una parata, ha preso 4 gol, significa che erano dei bellissimi tiri, ma questo è qualità. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Ascolta le tue emozioni. Radio City. Ascolta le tue emozioni. Radio City. Il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova ospiterà fino al 25 di giugno la mostra Dinosauri, che permetterà al pubblico di fare un salto indietro nel tempo per ammirare questi animali che abitarono il cielo, la terra e i mari del nostro pianeta. Ci si immergerà poi in una foresta primordiale per ammirare le grandi riproduzioni, l'ittiosauro simile a un delfino, il carnotauro, carnivoro con strutture simili a corna, l'amargasauro, erbivoro, l'albertosauro e il tirannosauro, grandi predatori. Fino al 25 di giugno al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova.